Ma siamo giocatori. Buon pomeriggio, sono Rita, ci troviamo sempre qui al 36esimo torneo Tassi. Siamo sempre al Progresso Channel e abbiamo qua come ospiti i piccoli amici 2008 che hanno appena disputato la partita contro il Progresso Rosso. E loro sono Amaranto Castelguelfo. Adesso com'è andata la partita? Bene. Bene. Adesso vi do la parola, vi presentate nome, cognome e ruoli e raccontate com'è andata la partita. Avete vinto o avete perso? Vinto. Bene. Raccontate com'è andata il tutto. Da chi partiamo? Da te? Va bene. Mi chiamo Daniele Cavicchi, ho 10 anni, il mio ruolo è il centrocampista. La partita abbiamo vinta, io ho fatto un assist a questo qui, però non passiamo noi, cioè non si sa ancora, però secondo noi non passiamo, però adesso vedremo. Dovete aspettare le altre? Vabbè, ne parliamo dopo. Continua. Ciao, mi chiamo Luca, ho 9 anni, devo farne 10, sono in fascia destra e per me la partita è andata bene. Ciao, io mi chiamo Lorenzo Poli, ho 9 anni, devo compiere 10 e il mio ruolo è la fascia sinistra. Per me la partita è andata bene, abbiamo fatto 2 gol belli. Io mi chiamo Fabio Trombetti, ho 10 anni, sono difensore destro e la partita è andata bene, abbiamo sbagliato qualche punto nei passaggi, stop, però tutto sommato siamo andati bene. Ciao, io mi chiamo Gabriel Bergonzoni e io gioco in porta e per me la partita è andata molto bene. Ciao, io sono Alessandro Paturzi e sono un attaccante. Secondo me la partita è andata piuttosto bene, anche se in vari punti abbiamo sbagliato. Ciao, mi chiamo Michele Verrone, sono difensore sinistro e per me la partita è stata bella, che ho fatto un assist a Daniele e poi l'ha fatta Christian. Ciao, io sono Christian Bernabei, ho 9 anni e ne devo contare 10, gioco in fascia destra e ho fatto gol e per tutto sommato la partita è andata bene. Ciao, io mi chiamo Andrea Lioncino e sono un attaccante e oggi ho fatto un gol e per me la partita è andata benissimo. Tu hai fatto il gol? Sì. Tutti e due o uno? No, uno. Uno. Uno lo fatto. Racconti com'è andato? In pratica io ho fatto gol che lui. Alessandro me l'ha crossata e il portiere stava correndo verso di me, allora io di sinistro, anche se non sono molto sinistro ma sono più destro, l'ho tirata e ho fatto palo gol. Bravo, hai visto, non sei mancino, hai provato col sinistro e ci sei riuscito. L'altro che ha fatto il gol? Ce lo racconti? Praticamente Luca, lui e mi ha passato la palla a lui, Daniele, e Daniele l'ha passata a me, il portiere gli stava andando in scivolata, prima che gli andasse in scivolata l'ha passata a me, io ero in porta libero, ho tirato e ho fatto gol. Bravissimi. Passiamo la parola al mister che ci racconta un po' di questi piccoli ometti che crescono e se siete tutti qua, se ne avete altri. Allenato, sì. Questo ci racconta anche com'è andata la partita, sentiamo il mister. Allora, la squadra è molto fortunatamente più ampia, abbiamo insomma un bel gruppo di ragazzi, qualcuno è rimasto a casa per altri impegni o per insomma, perché comunque giocano anche altri tornei, quindi abbiamo fatto una piccola selezione, però è un gruppo molto unito, fra l'altro sono tutti compagni di classe anche o quasi in paese, quindi si conoscono da bambini e è un vantaggio, ma è anche uno svantaggio per gli allenatori da gestire perché sono molto affiatati in tutto e per tutto, quindi un po' birichini. Ma no, sono molto uniti, vivaci, sono però giusto dai. Che sia così. È giusto che sia così, infatti. No, siamo molto contenti del progresso che hanno fatto sia a livello calcistico, ma soprattutto a livello personale, perché credo che comunque queste esperienze le faccia molto crescere tutti i vari tornei, le varie cose, quindi
il lo stare assieme credo che sia fondamentale per loro, spero almeno come lo è stato per me quando avevo la loro età, ahimè. Certo. E quindi cerchiamo di fare il massimo, di farli divertire soprattutto, e poi se vengono anche i risultati tanto meglio per loro, insomma, più che per noi. La partita è andata bene, si sono applicati molto nonostante il gran caldo, che secondo me è un po' l'abbiamo subito perché è il primo, e quindi abbiamo insomma faticato un attimino, però hanno giocato bene, quando vogliono sanno giocare anche il pallone, e in effetti le due azioni dei gol sono nate da un'azione abbastanza corale con palla insomma girata e passata, e quindi il risultato è arrivato. Sono stati bravissimi, sì. Quindi il mister è contento. Voi siete contenti del vostro mister? Sì. Bene. E okay. Quando giocate di nuovo, dicevate, non lo sapete ancora? Abbiamo adesso altri tornei, il campionato è finito, però abbiamo altri tornei che ci siamo qualificati come prima squadra nel nostro torneo di casa. Bravissimi. E poi cominceremo altri in zona sicuramente. Adesso qua speriamo di essere o ripescati o insomma per differenza reti passare il turno per poter tornare. Vediamo un attimo. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Grazie. Volete dire qualcos'altro? Tu. Sei il portiere? No, sono la fascia, sono il difensore tu destro. Sei il portiere. E volevo dire una cosa, devo complimentarmi soprattutto con gli avversari perché hanno giocato bene, ma ho una cosa da chiedere. Perché come si può dire, abbiamo corso molto perché il campo era grande, ma io mi chiedo perché abbiamo le porte erano più grandi di quelle in cui giochiamo noi di solito. Ma questo non penso che devi chiederlo qua, lo dovrai chiedere agli organizzatori. Io sono una donna, non sono molto tecnica, non te lo potrei. E comunque volevo dire una cosa, e negli errori che abbiamo fatto li abbiamo fatti soprattutto perché devo dire una cosa alla squadra, che noi siamo molto bravi se vogliamo, però gli unici errori che facciamo o sono poco controllo palla o poco tiro di prima, allora dobbiamo impegnarci di più per divertirci di più e poi giocare meglio. Beh, giusto, sì bisogna migliorarsi, giusto? Bravi tutti, dai, molto bravi. Chi vuole dire qualcosa? Il portiere? Hai fatto molto bravo anche oggi, sì. Ha fatto un bel miracolo. Diciamo che l'anno scorso abbiamo... No, dopo lascio la parola anche lui. Comunque l'anno scorso abbiamo subito un po', diciamo così, la mancanza di un portiere o comunque... Quest'anno invece abbiamo trovato, tra l'altro c'era anche lui l'anno scorso, ma quest'anno secondo me si è deciso e il suo ruolo è veramente naturale. Speriamo che prosegua così perché è veramente molto bravo. E tante volte ci ha tolto le castagne dal fuoco, come si suol dire. Bravissimo. Bravo Gabriele. In pratica c'era l'avversario che avevamo fatto 2-3 passaggi, erano davanti alla porta. Guarda la telecamera. Hanno tirato, in pratica io mi sono allungato e l'ho parato. Bravissimo. Bene. Dai. Vi ringraziamo. Grazie a voi dell'ospitalità. Per essere venuti. Ringraziate tutti, dai. Grazie. E alla prossima, in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo.